Ciao a tutti, sono Federico, sono di Lumen. Lumen è un ecovillaggio che esiste dal 92, siamo più di 60 persone, per metà bambini, in Emilia-Romagna. E volevo presentarvi un progetto che stiamo seguendo ormai da 7 anni nel Mugello, che è un progetto di ecovillaggio che si chiama San Cresci, magari qualcuno di voi l'ha già sentito nominare, e noi facciamo parte di questo grande progetto di recupero di una zona del Mugello, che sono 657 ettari, di cui circa 500 sono di boschi e un centinaio di campi da coltivare, che sono in questo momento abbandonati da una quarantina d'anni. E noi facciamo parte di questo progetto e vogliamo ristrutturare 3 insediamenti di questo grande borgo diffuso, dove c'è anche una vecchia villa dei banchieri dei Gondi, dei Medici. E l'idea è quello di realizzare l'ecovillaggio sulla base di quelle che sono le attività che noi stiamo facendo in questo momento. Quindi principalmente ci occupiamo di medicina naturale, abbiamo una scuola di formazione alla medicina naturale, attività sociali, affidi familiari, agricoltura sociale. Ovviamente in quel posto si farà agricoltura con l'obiettivo dell'autosufficienza e poi anche obiettivi, come dicevo, anche di carattere sociale. La base di partenza per noi è costruire delle case che in questo momento non ci sono, sono proprio da ricostruire, che sono andate tutte derute, tutte a pezzi, fare delle case in legno e in paglia, con l'esperienza della coabitazione, che è quella che noi sperimentiamo nel nostro ecovillaggio, quindi la coabitazione di diverse famiglie nella stessa casa e con anche degli spazi comuni, e anche la possibilità di avere degli spazi di co-housing, quindi dei posti per una famiglia singola che poi condivide invece gli spazi comuni dell'ecovillaggio. Non pensavo di essere emozionato, sono emozionato, scusate. Che dire anche, se volete informazioni, io sono Federico, mi trovate qua in giro fino a stasera e potete visitare il nostro sito, che è www.naturopatia.org. E ci si può iscrivere a una newsletter che permette di avere informazioni aggiornate. Dovremo fare una visita a settembre, per cui chi sarà interessato potrà venire a visitarlo. Grazie mille.